Ecco, siamo con Enrico Comini, che è proprietario dell'Hotel Union di Dobiaco, nelle splendide Dolomiti del Sud Tirol, con le tracine di Lavaredo. Location splendida, come mai in questo evento qui al mare? Intanto, ciao a tutti gli amici di Corriere Turismo, grazie Roberto. Abbiamo deciso di partecipare a questo importante evento perché ci permette di conoscere i più importanti tour operator e operatori del settore specializzati nel turismo leisure. Ecco, questo è diciamo un evento ad hoc solo riservato agli operatori del settore, sì. Non ci sono visitatori, per cui diciamo un evento ad hoc. È un incontro dove i buyer incontrano i seller e offrono i migliori prodotti che ci sono a livello di destinazioni turistiche, alberghiere e cercare di vendere la nostra bella Italia. Ecco, l'Alto Adige è una regione all'avanguardia, no? Sia sotto il profilo del marketing, ma anche come diciamo conformazione strutturale fisica del territorio. Qual è diciamo la particolarità perché un buyer possa decidere di venire in Alto Adige ad investire? Allora, in Alto Adige sicuramente abbiamo già un turismo di ottima qualità, ma un buyer dovrebbe investire sull'Alto Adige soprattutto per vendere un prodotto per l'ospite a contatto con la natura, cioè l'ospite deve passare molto tempo a contatto con l'ambiente naturale, le escursioni nelle nostre belle tre cime di Lavaredo, visitare il lago di Braies e poi soprattutto utilizzare una mobilità sostenibile che ci permette di muoversi in tutta la regione con i mezzi pubblici attraverso il nostro treno e i nostri autobus. Ecco, il vostro è un hotel green, no? Sì. È preposto appunto all'ecologia. Sì. Avete delle particolarità come ad esempio le mountain bike, le bike elettriche. Qual è la volontà vostra di investire in questo ambito? Sicuramente noi nel 2018 abbiamo intrapreso una scelta che avevamo già iniziato nel lontano 1999-2000, dove abbiamo investito molto sulle energie rinnovabili e poi abbiamo fatto un passo della certificazione di GSTC nel 2018, come dicevo, che è una certificazione a livello internazionale che ci permette di seguire standard di sostenibilità non solo ambientale ma anche culturale, di rispetto del territorio e rispetto soprattutto della popolazione, dei suoi bisogni e dei desideri. Ok. La crescita dell'Hotel Union, sì? In prospettiva cosa vedi? Vedo che stiamo lavorando molto per la progettazione del nuovo hotel che inizierà a marzo del prossimo anno. Sarà un hotel basato molto sull'esperienza sensoriale dell'ospite sia all'interno dell'hotel che fuori nell'ambiente circostante. Punteremo molto, come stiamo già facendo, sul food, sulla gastronomia, una buona scelta di vini, ma soprattutto delle esperienze personalizzate, tailored su misura per i nostri clienti. Per cui starete un periodo chiusi per la ristrutturazione? Staremo chiusi. E aprirete quando? Apriremo giugno del prossimo anno, fine giugno, per prepararci all'evento olimpico del 2026 delle Olimpiadi Cortina Anterselva. Esatto. Perfetto. Bene, ringraziamo Enrico Comini, auguriamo un bocca al lupo per questa novità grande che vi aspetta. Grazie. E proseguiamo il nostro iter qui all'interno del workshop Discover Italy. Grazie. Grazie.